Oggi ragazzi sono qua perché finalmente siamo ritornati nella serie delle storie su Fortnite. Allora, non so perché sono così felice, perché in realtà non dovrei assolutamente esserlo, perché ragazzi, l'avete detto dal titolo, mi hanno aggredito a Milano con appunto i miei amici. Adesso vi spiego esattamente quello che è successo. E la cosa bella è che questa storia qui è diciamo diversa da tutte le altre, perché questa volta ragazzi non vi racconto una cosa che mi è successa un botto di tempo fa, ma vi racconto una cosa che mi è successa sabato sera di questa settimana, quindi tipo 3 giorni fa, quindi veramente una cosa stra recente. Ora sicuramente lo capirete. Inizialmente il fatto è che non volevo neanche fare questo video, cioè nel senso ho detto vabbè, chi se ne frega, mi è capitato, non raccontiamo queste cose tra virgolette brutte, o comunque se la raccontiamo magari raccontiamola tra tanto tempo, non subito. Però ragazzi, ho notato, cioè non so neanche come avete fatto, che nei commenti di alcuni video, ragazzi, video nei commenti che mi dicono: Zerbian, ti ho visto l'altra sera in Corso Como, cosa vi è successo, raccontalo, come stai, di qua di là. Ho detto ragazzi, ma come avete fatto a vedermi, cioè è assurdo. Quindi vabbè ragazzi, già che ci siamo, raccontiamolo, facciamoci un video. Quindi ragazzi, ora comunque sono a posto, cioè non mi sono fatto niente. Comunque ragazzi, capirete bene tutta la situazione. Prima di iniziare però vi ricordo, lasciate un bel like ragazzi, è importantissimo, codice Zerbi nello shop chiaramente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi ricordo nuovamente codice Zerbi se volete appunto giocare tutti i giorni con me, visto che ogni giorno gioco e faccio il burino appunto le persone che mi mandano la foto in direct che lo utilizzano. Detto questo ragazzi, iniziamo a iscrivervi. Let's go, seguitemi anche su Instagram e TikTok, link in descrizione, let's go. Ragazzi, ci siamo, siamo in partita. Allora direi, ma che cacchio è caduto. Vabbè, fa niente ragazzi, direi di andare a Borgo Bislacco, appunto, ovviamente classica città dove vado tutte le volte per raccontarvi delle storie. Allora ragazzi, direi subito di iniziare. Fate conto, vi dico raga, questa volta dico questa cosa qui che appunto vi sto per raccontare non mi era mai capitata, cioè è proprio la prima volta che mi capita. E vi dico la verità, non so se mi è capitata tra virgolette perché sono io, oppure ragazzi semplicemente per prendermi questa collana. Ora raga, capirete esattamente tutto quello che è successo. Fate conto che allora io vabbè, era sabato sera. Cosa si fa il sabato sera ragazzi? Io con i miei amici raga avevamo deciso di fare una cosa, andare in Corso Como, che per chiunque di voi non lo sapesse è un corso molto famoso di Milano ragazzi, un corso pieno di locali, un corso pieno di posti ovviamente raga per ragazzi, per divertirci. Non era assolutamente la prima volta che ci andavo, mi era capitato molte altre volte comunque di andare la sera in Corso Como, stare lì con i miei amici, divertirsi eccetera. Quindi ragazzi, diciamo che la conoscevo anche abbastanza bene, non avevo assolutamente problemi. Intanto aspettate un attimo che qua sopra ce n'è uno, mi sa che vuole essere killato. Un secondo ragazzi, dovrebbe essere il bastardello qua sopra il tetto. Ma ce n'è uno oppure no, che io ho sentito gente qua sopra. Aspettate, forse ho flashato tipo sono da solo. Aspettate un secondo ragazzi, che potrebbe essere, che a me capitano queste cose. Fermi un attimo. No, c'era un infamello ragazzi, l'infamello c'era. Dove cacchio è finito però? Ok raga, eccolo qua l'infamello. Bang. No, ecco. No, fermo un attimo, tu fermo un secondo. No, porca miseria. Ok, 10 di vita, diciamo che non sono messo troppo bene, raga, toccherebbe che magari mi metto un attimo qualche cura, qualcosa, perché non sono per niente messo bene. Comunque, ragazzi, stavamo dicendo praticamente cosa è successo. Allora, io appunto ero in Corso Como con i miei amici. Anzi, in realtà ero soltanto con tre. Aspettate un attimo, ragazzi, che c'è gente che mi spara. Ma si può che c'è gente che già... No. Ma si può che c'è gente che già mi spara. Ma si può. Fermi ragazzi. Ok, uno morto raga, perfetto. No, raga, non va bene questa situazione. Fermi. Dovrebbe arrivare qui ragazzi, dovrebbe essere qui da qualche parte, dovrebbe stare per arrivare ora. Cioè veramente raga, se lo killo è veramente una cosa assurda, io ve lo dico ragazzi, se lo killo è veramente una cosa assurda. Fermi raga, splash. Mamma mia raga, ma che cacchio sto facendo ragazzi, ma che cacchio sto facendo. Cioè li stavo killando con pochissima vita questi qua, veramente sono delle pippe atomiche. Ecco, mi sa che però adesso arriva quella macchina, mi sa che però adesso arriva. Ah no, è un altro che sta scappando ancora. Ma posso raccontare la mia storia oppure no? Fermi, andiamo in questa casa tranquilla, non voglio avere problemi, io voglio semplicemente... No, dai, c'è un altro qua sopra, ma stiamo scherzando. Allora ragazzi, stavamo dicendo, se magari il gioco mi permette di finire di raccontare, ero in Corso Como con i miei amici. Ci sono già stato 1 milione di volte in Corso Como ragazzi, non con quella... Allora, vi dico la verità, ci sono stato ma non con quei miei amici lì, quindi ci sono stato con altra gente, però questo ragazzi non è importante, diciamo. Comunque l'importante è che vi dico che ci sono già stato, quindi la conoscevo abbastanza bene,
conoscevo già tutte le zone, conoscevo già diciamo i locali più affollati, i posti un pochino così. Ma la cosa brutta è che in realtà noi non è che eravamo proprio in corso Como. Non so se avete presente Milano, comunque non credo, perché non tutti quelli che stanno a guardare il video sono di Milano. Comunque corso Como è una zona, è una specie di viale, ragazze, tipo viale Ceccarini a Riccione, raga, un viale bello lungo, comunque dove ci sono un sacco di locali. E la cosa, raga, brutta è che corso Como è fatto da un sacco di altre stradine, da un sacco di altri come possiamo dire, un sacco di altri vicoli tra virgolette, perché poi non sono vicoli, sono belli grandi, però un sacco di altre strade con altri locali di fianco. E chiaramente la cosa brutta era che gli altri locali, cioè le altre stradine di fianco, non sono strade, non tutte, ma la maggior parte non sono strade proprio belle, nel senso che comunque c'è gente un po' così. Poi dipende, però c'è gente un po' così, ragazzi. Avete capito che tipo di gente intendo? Quindi cosa è successo? Fate conto che noi alla fine dovevamo essere tipo in 15, 20, comunque dovevamo essere veramente tanti. E niente, allora abbiamo deciso, dai raga, visto che comunque tutti arrivavamo, non tutti, ma quasi tutti arrivavamo comunque da una città diversa, abbiamo detto, dai, facciamo una cosa. Allora, uno di noi, allora, un gruppo tra di noi si trova qua, prende questo treno. Oh cacchio mi sparano, fermi. Dov'è l'infamello che mi sta sparando? Adesso io volevo raccontare la mia bella storia e non posso raccontarla perché c'è questi infamelli qua che mi sparano. È bianco, ragazzi, è bianco. Vieni qua. No, vabbè, ma è incredibile questa cosa, ragazzi. È qua dietro l'infame, raga, ve lo dico io. Boom! Killato, let's go. Fermi. Ora io mi metto così, mi faccio le mie bende e devo raccontare questa storia. Fammi raccontare. Allora, raga, stavamo dicendo, avevamo detto, vabbè, uno viene da una città, uno viene da un'altra, uno viene da un'altra ancora, raga, facciamo una cosa. Prendiamo tutti questo treno qua e ci incontriamo. Visto che ovviamente non tutte le coincidenze dei treni sono uguali, abbiamo detto, dai, raga, chi se ne frega. Anche se uno arriva 10 minuti dopo, uno 15 minuti prima, così va. Faccio vedere tutto. Vabbè, non è un problema, chi se ne frega, ragazzi. L'importante è che arriviamo a più o meno quasi tutti uguali. Quindi, ovviamente, indovinate chi doveva essere lo stronzo che arriva per primo, ragazzi. Sono arrivato per primo io con altri, allora, con un mio amico. Anzi, no, fermi, no, ragazzi, ma ok, 70. Vieni qua, infamello. No, che cavolo fa sta trappola? Non ho mai capito, ragazzi, cosa fa questa trappola qua. Vi dico la verità, ecco. Ok, qua ragazzi, let's go. Allora, diciamo che li sto massacrando tutti, sto veramente massacrando tutti. Comunque, ragazzi, stavo dicendo, ero con Alex, vabbè, avete presente chi è? Un altro ragazzo che avevo conosciuto due sere prima. E poi basta, ragazzi. C'erano altre due persone che comunque non avevo mai visto. Era la prima volta che le vedevo. Cosa è successo, ragazzi? Eravamo appunto appena scesi dalla stazione. Visto che loro appunto non conoscevano bene Corso Como, io lo conoscevo. Ma nel prenderci, nel parlare bene insieme, nel chiacchierare, eccetera, siamo finiti con proprio in corso come appunto in una di queste viette, che non era una via brutta e malfama, no, raga, era una via tranquillissima, cioè una via stranormale. La cosa è che siamo passati davanti a un locale, e davanti a questo locale, raga, c'erano appunto un gruppo, adesso non voglio discriminare nessuno, raga, anche perché comunque, cioè, non erano solo marocchini, ma c'era un gruppo fatto stato di 30 persone, ci saranno stati tipo 25 marocchini e 5 persone italiane. Adesso ripeto, raga, non voglio discriminare la gente che è marocchina, perché non sono tutti così, eccetera. Però io comunque specifico. Allora, cosa è successo dopo, ragazzi? Molto, ma molto semplice. Praticamente eravamo appunto io e Alex avanti e gli altri tre dietro che stavano parlando. Cosa è successo? È arrivato uno tra questi ragazzi. No, ma perché mi dovete sparare? Che mi ci ha messo la mano sulla spalla, raga. È arrivato a caso. Ci ha messo la mano sulla spalla e ci fa: bella raga, voi siete famosi, vi conosco. E già, raga, perché, raga, fidatevi che quando uno è un po' così, è un po' tra quella gente lì, si capisce subito. Infatti io e Alex, raga, ci siamo guardati, abbiamo detto: allora, questo qua non mi sembra una persona molto, molto, diciamo, tra virgolette, affidabile per bene. Quindi stiamo attenti, raga, stiamo attenti. Anche perché l'avevamo visto un attimo prima pieno di gente, pieno di, tra virgolette, gente che si capiva che non era, tra virgolette, brava. Quindi niente, abbiamo cercato un attimo di evitare, tanto comunque c'era gente, cioè abbiamo cercato un attimo di scansare quello che appunto poteva essere il problema. Abbiamo detto: dai, vabbè, noi andiamo, dobbiamo andare, eccetera. Questo qua, ragazzi, cosa ha fatto? Non è che ci ha detto: va bene, dai, ci vediamo, ciao. No, raga, assolutamente. Questo qua ci fa: ma no, dai, facciamoci una foto, chiamo tutti i miei amici che adesso, ma ok, morto, ragazzi. Fa: chiamo tutti i miei amici e dai, vi faccio conoscere. Poi mi fa: tu sei Luca Esposito, mi ha detto. E quando me l'ha detto, io, diciamo, tra virgolette, un po' rilassato, faccio: ah, vabbè, raga, non è un problema, dai, mi conosce, pensavo volesse fare qualcosa, invece dai, niente, mi conosceva.
basta. E invece no, ragazzi, invece no, non è che voleva soltanto conoscermi. Ora comunque capirete, mi conosceva, ma questo era tutta una scusa, raga, per rubarmi la collana. Perché nel frattempo cosa è successo? Ha chiamato tutti i suoi amici. E infatti, raga, quando li ha chiamati, io, Alex, ed era arrivato anche un altro appunto delle persone con cui ero fuori. E questo qua, anche lui ha detto: no, no, raga, che altra gente? Non chiama nessun altro, ce ne dobbiamo andare. Questo qui, raga, non voleva, ha detto: no, 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 adesso chiamo tutti gli altri, voglio fare la foto con voi, di qua di là. Allora cosa è successo, ragazzi? Chiaramente non è che potevamo, cioè non è che potevamo fare niente. Sono arrivati tutti questi ragazzi qua, è arrivato tutto il gruppo da 30 persone, raga, veramente gente che se la vedete pensate che questi qui hanno fatto appena prima una rapina a mano armata. Sto scherzando, sto esagerando, però raga, gente che comunque si capisce che non è gente brava tra virgolette. Quindi niente, raga, cosa succede? Semplicemente arrivano lì, ci iniziano a fare un po' di domande, raga, la collana è vera, tira fuori il telefono, comunque raga, robe che si capiva che volevano rubarci qualcosa. Quindi raga, da bravi intelligentoni che siamo, io, Alex, l'altro ragazzo, perché gli altri due raga non c'erano, c'erano un pochino più indietro, erano dietro il gruppetto, abbiamo deciso: dai raga, chi se ne frega, prendiamo, ci giriamo e ce ne andiamo. Oh, non l'avessimo mai fatto, raga, giuro, non l'avessimo mai fatto. Giriamo le spalle per andarcene via. Cosa succede, ragazzi? Cosa succede? Praticamente due di questi marocchini qui, ragazzi, anzi uno forse non so se era marocchino quello che mi ha preso quello che mi voleva prendere la collana. Vabbè raga, arriva lì praticamente e prende e mi tira forte la collana, raga. Ora diciamo che tra virgolette, raga, c'è stata una piccola rissa. Adesso non vi sto a spiegare quello che è successo perché non mi piace, raga, raccontare nei video questo ha tirato un pugno a quello. No raga, non mi piace fare così. Quello che vi dico soltanto, ragazzi, che uno, raga, ha tirato fuori dal borsello una diciamo un bastone di ferro, raga. Vi dico solo questo, raga. Poi non vi posso dire nient'altro, vi dico soltanto questo. Alla fine cosa è successo, ragazzi? Alla fine, in realtà, nessuno si è fatto male, niente di che. Cioè, raga, non è successo niente di che alla fine. È stata una cosa molto non easy. Però sì, alla fine easy, non è successo niente. Diciamo che siamo stati fortunati perché avete presente? Allora, innanzitutto, quando ci siamo iniziati a mettere le mani addosso, eccetera, c'erano i bodyguard, ragazzi, e c'erano anche tutte le persone che guardavano. Quindi, raga, diciamo che la gente si è spostata, l'attenzione è tutta ricaduta lì. Appena i bodyguard dei locali hanno visto che stava succedendo questa cosa, diciamo che sono ovviamente intervenuti e hanno diviso tutte le persone. Ah, chiaramente, ragazzi, io e il mio amico stavamo semplicemente cercando, raga, di evitare di farci rubare le cose. Sennò chiaramente non avremmo mai messo noi le mani addosso per primi, tra virgolette, alle persone. Comunque, alla fine cosa è successo? Che praticamente i bodyguard ci hanno separati, ragazzi. Adesso non vi dico, vi ripeto, non vi dico esattamente tutto quello che è successo qui, cioè, perché sennò, raga, cioè è brutto, dai, è brutto. Quindi vi dico solo che alla fine i bodyguard ci hanno separati. Ovviamente io chiaramente avevo ancora la collana, ovvio, ragazzi, non mi avevano rubato il telefono, niente, ero tutto a posto. Cioè non mi avevo neanche preso da nessuna parte. Quindi raga, io ero a posto. E anche i miei amici, ragazzi, erano praticamente, cioè non avevano quasi niente. E quindi niente, raga, abbiamo detto: dai, anzi, cambiamo locale. Facciamo una cosa, cambiamo locale, perché secondo me, ragazzi, se rimaniamo in quel locale lì, no, 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 perché mi deve venire addosso sto infame qua. No, 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 bro, devi fare il serio, bro, Mi puoi venire addosso così, te lo dico già. Te lo dico già, ragazzi, ok, siamo in Icon. Buono. Questo, dove cacchio è? Ma, no, ragazzi, questo è forte. Questo è forte, raga, ve lo dico io. Questa te la sei presa, bro, Questa te la sei presa, Raga, eccolo qua che si sta shieldando, vieni qua, bro. Dai. No. No ragazzi, attenzione. No raga, non mi piace questa situazione per niente, raga, non mi piace per niente questa situazione. Preso, fermi. Bang, raga, ci mettiamo da questa parte. Ah, stanno scendendo, raga, sono scesi, fermi tutti. No. Diciamo che questa situazione qua a me non è che fa impazzire. Fermi, raga. Ci mettiamo qua sotto e ci facciamo il medic. Ma che cacchio di situazione è? No, ecco, lo sapevo. Vabbè, ragazzi, fa niente, dai, possiamo abbandonare. Comunque, finiamo al volo la storia. Vi stavo dicendo, praticamente cosa è successo? Noi ce ne siamo andati via, abbiamo cambiato locale, dicendo: vabbè, dai, chi stai frega, ragazzi, dai, è andata così, cambiamo locale. Oh, raga, andiamo davanti a un altro locale. Indovinate cosa succede? Andiamo davanti a un altro locale, ci becchiamo questo gruppo di ragazzi qua. Anche
anche loro lì davanti. Quindi raga, cosa facciamo? Non volevamo avere casini. Loro erano il doppio, anzi il doppio. Loro erano in 30, noi eravamo in 4, 5. E abbiamo detto, allora, evitiamo, evitiamo. Abbiamo preso, ci siamo girati. Piano piano abbiamo detto, facciamo finta di niente. Abbiamo preso, ci siamo girati, abbiamo camminato in avanti tranquilli, come se non fosse niente, siamo calmi, andiamo avanti tranquilli. Raga, mi giro un attimo per vedere cosa stavano facendo quelli lì. Ci avevano visto anche loro, stavano camminando avanti. Ragazzi, ho detto no, 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 perché, perché, perché. Allora ho detto, raga, facciamo una cosa, appena giriamo l'angolo iniziamo a correre tutto avanti nell'angolo per essere sicuri ci andiamo a non avere casini. Oh, ci giriamo l'angolo, iniziamo a correre, raga. Mi giro, anche quelli lì, raga, stavano iniziando a correre. Lì ho detto no, perché me, perché. Allora raga, ho iniziato a correre, ho iniziato a correre tutto forte, raga, in fondo alla via. Mi sono messo a correre. Cosa è successo, ragazzi? Anche loro ci hanno inseguito. Per fortuna questa è stata una cosa molto easy. Abbiamo fatto 5 minuti di corsa, poi siamo arrivati con tutti in piazza, raga, Guy Aulenti, che è una piazza che c'è lì. E alla fine, ragazzi, lì poi quelli chiaramente se ne sono andati, non potevano fare casini lì. E diciamo, la cosa è finita qua. Quindi, ragazzi, riassunto delle cose, in corso combo ci sono dei grandi figli. No, sto scherzando, ragazzi. Riassunto delle cose, niente. State attenti, ragazzi, cercate di stare attenti, soprattutto se andate in giro con collane, braccialetti, diciamo, belli. State attenti, ragazzi, che c'è molta gente, soprattutto in queste zone qua, che cerca di rubarveli. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, così lasciate un bel like, codice Zerbi nello shop. Fatemi sapere magari anche voi se avete avuto qualche esperienza del genere sotto in descrizione nei commenti. Chiaramente, ragazzi, codice Zerbi per giocare sempre con me. Mandatemi la foto su Instagram se volete appunto fare o il provino a giocare. Iscrivetevi al canale, cosa importantissima, siamo quasi 600.000. Attivate la campanellina. E niente, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella, ragazzi, ciao ciao.